buonasera a tutti e quelli che non ho salutato. Cominciamo subito con la presentazione di questi giovani autori, giovani come me, quindi siamo sulla stessa barca. Beh, Cotani non lo direi, però insomma, Valentina Giuliani e Marco Jeitzner. Jeitzner, è una vita che combatto con questo cognome, non è E quindi la cosa più interessante di questo libro, che io non ho letto e quindi lo dichiaro subito, lo dichiaro anche per quelli che domani lo vorranno comprare in libreria, non si trova se non su ordinazione, quindi se lo deve comprare per forza su internet o se no in libreria non si trova. Non l'ho letto, per cui non posso parlare del libro, però devo dire che il titolo di per sé è molto intrigante, soprattutto per noi. Perché noi siamo dei transfrontalieri di fatto, andiamo spesso in Svizzera, andiamo chi di noi ha vissuto in Svizzera, io ho avuto il piacere di, lo dico alzando le sopracciglia, il piacere di lavorare nel Canton Ticino, a Lugano, e so che c'è una delle differenze sostanziali che poi adesso voi ci racconterete nello specifico, però io stesso mi ero reso conto come venendo da Roma, dal profondo sud, andando a Lugano, mi sono confrontato con una realtà soprattutto lavorativa molto differente, e stando a Lugano, quando dovevo parlare con i colleghi che stavano a Zurigo, mi canzonavano, ho detto figurati, mi canzonano a me, sono di Lugano, figurati sapessero che vengono da Roma. Noi che quando ci capita di frequentare, naturalmente noi per noi che parliamo italiano, quando frequentiamo il Canton Ticino, già ci rendiamo conto che la lingua è una lingua come un lombardo, e qui la linguista è un lombardo un po' arcaico, e qualche volta noi sorridiamo su alcune cose, anche i neologismi ci lasciano un po' perplessi a noi del sud, però devo dire che ogni volta il confronto che facciamo, e questo ce lo racconterete bene voi, che facciamo ogni volta che andiamo in Svizzera, quando siamo a Roma, io non andrei subito in Svizzera, voglio lavorare in Svizzera, vivere in Svizzera, lì, e poi quando si sta in Svizzera qualche volta ci confrontiamo con una realtà che forse per noi è un po' opprimente. Io non so come mai, ogni volta che appena attraverso la macchina il valico prendo la multa, per esempio. È vero che guido il motorino a Roma come un selvaggio, però è anche vero che cerco di stare molto attento, ma questo non è sufficiente evidentemente. No. Il mio livello di attenzione per il Canton Ticino non è considerato abbastanza. Però per fortuna sono molto modeste, riesco a far fronte così. Ma quello che mi interessava di più, ve l'ho chiesto a loro, forse non so se tutti hanno sentito, la prima volta gli ho chiesto: ma siete una coppia di fatto anche nella vita? No, sono solo un amici di penna, a questo punto possiamo dire, perché amici di penna che hanno condiviso delle esperienze. La cosa che comunque è buffa, è interessante, e caratteristica è che tu sei italiano, visto che sei toscana, quindi sei proprio di Firenze. Si sente un po' l'accento, sì, sicuramente l'accento. Orgogliosa di avere questo accento toscano. E insegni tedesco in Canton Ticino, quindi sei un'emigrata. E tu invece hai esperienze, cioè io sono svizzero doc di Bellinzona, via Lugano, e adoro l'Italia e la giro e conosco gente e continuo a girarla come esperienze per lavoro, per vacanza, voilà. E quindi è questo l'aspetto che mi interessava più di tutto, questo rapporto incrociato che ci racconterete bene, anzi fatelo subito. Inizio io, perché cominciamo da come è nato il libro. È colpa mia se c'è questo piccolo pamphlet che spero vi piaccia, che dovrebbe essere leggero, divertente, ironico, sui rapporti appunto tra la Svizzera, anzi tra il Ticino e l'Italia. Nasce dall'esperienza mia biografica di italiana che si reca tutti i giorni. Io abito a Milano, nel frattempo da Firenze sono andata a nord e sto a Milano, e vado a insegnare tedesco, Hochdeutsch, in Ticino. E appunto ho voluto, diciamo, riportare questa esperienza nel libro. Poi però mi sono detta,
avere soltanto la mia visione di italiana dei ticinesi e non riuscire invece a, diciamo, a completarla con quella di un ticinese rispetto agli italiani mi sembra una cosa monca. Allora ho chiamato l'amico Jaiz Zinner, che scrive per Corriere del Ticino, per la regione, quindi è, diciamo, giornalista ticinese accreditato, e ho lanciato questa sfida, cioè gli ho detto: sei d'accordo nello scrivere 10 capitoli, perché 10 li ho scritti io e 10 li ha scritti lui, sui temi però che ho imposto io, per questo dico è colpa mia, l'ho un po', come dire, costretto in questa avventura. E ci siamo, abbiamo lavorato a distanza, quindi lui mi mandava i suoi capitoli, io mandavo i miei, ce li siamo rivisti, e anche la lavorazione, cioè il processo per arrivare a questo libro è stato interessante, perché è stato un confronto. Cioè io ricordo un capitolo in cui tu dici: gli italiani mangiano solo pasta asciutta. Dico: no, guarda Marco, non è così, ti assicuro che... Cioè sono nate poi in questo lavoro degli stereotipi, dei cliché che reciprocamente avevamo sui due popoli, sui due paesi, ed è stato interessante cercare di spezzarli testimoniando appunto qualcosa di diverso, no? E il libro appena uscito in Canton Ticino è pubblicato, diceva giustamente, non mi ricordo il Goffredo. Nome, Goffredo, in Italia si fa fatica a trovarlo perché l'abbiamo pubblicato in Svizzera con un editore di Locarno che si chiama Dadò, e quindi effettivamente poi c'è un problema di, diciamo, di distribuzione. Ecco, quando è uscito, scusate, in Ticino ha fatto un grossissimo successo, quindi abbiamo avuto recensioni sui giornali locali, un'intervista alla RSI, un'intervista radiofonica, proprio perché il tema è molto sentito, cioè un tema caldo, sia quello dei frontalieri che quello dell'immigrazione, della convivenza, no, tra italiani, lombardi e ticinesi. Cioè, e quindi che al di là data di ieri, ma esatto almeno 60, e quindi scusami Valentina, ma non ho capito la forma del è un romanzo, perché no, vedo sono dei racconti. Sono dei racconti a tema, quindi ma non in prima persona. No, la mia parte è in terza persona, cioè io mi sono, come dire, descritta come Giulia, però è molto autobiografico, mentre la parte di Marco è in prima persona, giusto? Ci siamo anche voluti differenziare nel modo nella scrittura, cioè la mia scrittura è più, come dire, poetica, narrativa, eccetera, la sua ha un taglio più giornalistico, più tranchant, più oggettivo, se vogliamo, no? Quindi è nato questo duetto a distanza, ripeto, un capitolo lo scrivo io, un capitolo lo scrive lui, sugli stessi temi che sono, non so, il cibo, i vestiti, la scuola. Un ping pong. Esatto, no? Esatto, questo è. Quindi l'idea è stata questa, e ripeto, le reazioni sono state molto positive, di grande interesse, soprattutto in Svizzera. In Italia cosa stiamo facendo? Stiamo girando nei vari circoli svizzeri, ringraziamo Roma che ci ha ospitato stasera, per condividere con gli svizzeri che abitano qui le nostre opinioni. Quindi ci piacerebbe anche, come dire, avere delle domande, che fosse una presentazione interattiva. Quello sicuramente, anzi io comincio dialogica. No, ma la prefazione di Soldati, Giovanni Soldati, sì, con cui io condivido la passione per il sigaro, ma oltre a quello mi ha stupito un po'. Stupito. Come mai Soldati? Dunque, Giovanni Soldati è uno scrittore di Mendrisio, Novazzano, insomma, dei dintorni. Per questo progetto effettivamente volevamo una prefazione, se possibile fatta da scrittori o comunque personaggi del piccolo mondo letterario ticinese, ma non era facile perché o erano impegnati o non rispondevano, o semplicemente il tema non interessava, non c'è nessun problema. Soldati invece sempre capitati su di lui e ha subito colto con molto entusiasmo, anche perché lui pubblica sia in Svizzera sia in Italia, forse anche per questo, non lo so. Forse a voi non dirà niente, in Ticino o sul confine, abbastanza conosciuto, sì, a Roma, forse no. Allora,
Comincia Valentina col capitolo 1 e l'ho intitolato Come una toscana di Pisa sia approdata a insegnare tedesco agli svizzeri, lo diceva prima, e tragga gran giovamento da questa esperienza. Quindi qua è proprio l'introduzione del perché, no, tu sei arrivata, la tua passione per il tedesco, perché per qua. E io qui invece col primo capitolo rispondo, appunto riguardo al tuo mestiere, quindi l'insegnamento. Io l'ho dedicato al mio mestiere di giornalista nel Canton Ticino, che si chiama, il titolo, Alla ricerca della verità. Cosa volete che faccia un giornalista se non cercare di raccontare i fatti e la verità? Poi i secondi due capitoli sono dedicati invece a, alla lingua, alle piccole differenze, no, i neologismi tra soprattutto una toscana e un ticinese, le incomprensioni. Questi... Infatti l'ho intitolato Come sia accaduto che Giulia, invece di risciacquare Parminarno, abbia dovuto fare un bagno nel torrente Breggia. Perché il Natel, i medicamenti, cioè tutte le varie parole che ho imparato in loco. Invece il mio è non parlo svizzero, perché qua citavo quando andavo in Emilia Romagna a Jesolo negli anni 80, era una destinazione tipica delle famiglie ticinesi, mi ricordo benissimo, e succede tuttora purtroppo, ma sei svizzero, ma parli lo svizzero. Lo svizzero non esiste, io parlo l'italiano, svizzero, no? Ecco. Francese. Eccetera, eccetera. Sì. Poi dopo andiamo avanti e trattiamo il problema della mobilità, quindi guidare l'automobile in Italia, cosa rappresenta l'automobile in Italia, rispettivamente il treno, come ci muoviamo noi svizzeri, quindi insomma molto divertente. Io per esempio cito, io non ho più l'auto, però mi ricordo, appena noi ticinese medio varca il confine, Chiasso, cosa fa? Giù a tavoletta e va come un matto perché si sente libero, si può sfogare. Ci sono meno. Io faccio il contrario. E non si rende conto che ci sta l'automobile, sono i 5 metri. Perché apparentemente ci sono meno controlli, meno radar, non lo so. Ma il Ticino è come tutta la... Anzi, io mi ricordo... Ticino che noi svizzeri romani. Ah, beh, poi mi ricordo quelli di, con la targa Zugo, Zurigo, quei loro bolidi che vanno a 200 all'ora come dei matti. Vabbè, boh. E io invece parlo dei miei viaggi di frontaliera con il treno, col Tilo, che è il treno che unisce il Ticino alla Lombardia. E di come quando arrivo al confine dall'altoparlante, allora adesso siete arrivati in Italia, mi dire sono tutti cavoli vostri, cioè fino a Chiasso siamo puntuali, è tutto perfetto, poi da lì. Esatto, e quindi tutte le varie vari aneddoti di quando rimaniamo fermi, nessuno ci dice niente. Rispettivamente uno svizzero che ha viaggia in treno in Italia, che a volte appunto Freccia Rossa è un conto, i treni regionali è un'altra cosa. Poi parliamo del cibo, capitoli 4. Il cibo, la cultura del cibo, no? Di cui noi svizzeri italiani, vicini, siamo infarciti. La contaminazione storica, culturale, gli aperitivi che abbiamo scoperto dopo che furono lanciati a Milano, no? Eccetera, eccetera. Quindi sedersi a tavola, cosa rappresenta, la cucina, come mangiamo, chi mangia meglio, cucinare, eccetera, eccetera. I capitoli 5 sono dedicati invece a più all'apparenza, giusto? Al vestire, all'abbigliamento, all'abbigliamento e anche al carnevale, no? Io parlo del carnevale. Sì. E c'è da ridere, proprio io come mi sono sfogato, il mio l'ho intitolato, Valentino l'ha intitolato Quando il vestito non fa il monaco e il Ramadan, che è il carnevale storico di Bellinzona, traveste tutti, insomma, come lo si vive. Sì. Ecco, io dovrei vivere un carnevale a Milano. Sai ancora in altri Milano non c'è questa tradizione. A Viareggio, Viareggio, Venezia, però il mio è intitolato Italiani, scusate, Italiani bella gente. Perché per me mediamente nel senso comune l'italiano è sempre quasi sempre molto chic, elegante, ben vestito. Cura molto la scarpa,
i dettagli. Adesso un po' meno. Poi dipende dove si va, no, perché poi Meridione, Napoli ancora ci tengo. Io bravo, io quando ero stato al sud ho notato molto più questa cosa che non al nord. Però sarà difficile vedere la cravatta gialla qui, insomma. O la no, viola, insomma, lì l'impiegato di banca vicino. Manica corta e cravatta, sì. Sì. Quello sarà, insomma, difficile vederlo. Certo. E ci sono vari aneddoti spassosi, divertenti, rispettivi, cioè, eccetera, eccetera. Il capitolo 6. Sulle abitazioni, sulla casa. E poi abbiamo invece fatto un capitolo sugli incontri, e questo è quello a cui io sono più legata, perché alla fine attraverso le amicizie e gli incontri che io ho fatto in Ticino si vede anche una Svizzera diversa, cioè è bello uscire dal pregiudizio, dal cliché, anche parlando con persone con cui si è condiviso, insomma, la quotidianità, perché sono stata ospite da diversi colleghi, ho vissuto un po' di qua, un po' di là, quindi c'è una parte di ritratto che corrisponde alla tua, di anche tu ne hai parlato, sì, di amici, sì, che si sono trasferiti dall'Italia, sì, al Ticino, mm-hmm, quindi questa parte. E poi ancora parlo di scuola, di educazione, la grossa differenza tra la scuola italiana e la scuola ticinese. E questa è, diciamo, che è una parte che può anche interessare in Italia, perché non si conosce, no? Cioè, banalmente la scuola media dura 4 anni, non 3, i libri e i materiali vengono dati gratuitamente a tutti dal cantone, cioè proprio tutto un altro mondo. Gli insegnanti vengono monitorati, abbiamo gli esperti che vengono 2-3 volte in aula a vedere se lavoriamo o non lavoriamo, cioè non è che una volta che ho il posto, sono a posto, scusate il gioco di parole. Quindi proprio i corsi di aggiornamento pagati dal cantone, obbligatori, quindi c'è anche, come dire, l'orgoglio di poter insegnare a un paese plurilingue il tedesco, cioè per me è un motivo di grande, al di là del fattore economico, di grande soddisfazione. E questo l'ho inserito in un capitolo. Che per te invece cosa corrisponde alla tua, sì, parte? Sì, che per me era... Io ovviamente ho studiato in Svizzera, la scuola italiana non l'ho mai frequentata. Però l'hai chiamato burocrati. Però l'ho intitolato burocrati umanisti. Ha parlato della scuola comunque. Perché di fatto la scuola italiana, ovviamente io parlo come cronista, come giornalista, come cittadino che va a leggere, si interessa, è una scuola più improntata sulle materie umanistiche, mediamente, poi la Svizzera è un po' più tecnicista, più sulle materie scientifiche, insomma, conta di più la matematica e la fisica, mentre in Italia, lo sappiamo, è più la storia dell'arte, la storia, la filosofia, eccetera, eccetera. Cosa è meglio? Vi lascio a voi decidere, sarebbe meglio un mix, no? Poi vabbè. Il capitoli 9 e 10 sono più concettuali, diciamo, no? Cioè, Giulia l'ha intitolato come Giulia, Valentina l'ha intitolato come Giulia sia tornata nei luoghi della sua infanzia e li abbia riscoperti con gli occhi, sì, del turista. Qui parlo, questo non è criptico questo titolo, parlo di gite scolastiche che io come italiana, come fiorentina, organizzo per i ragazzi svizzeri. Quindi li porto a Firenze, ma come ci vado? Ci vado come insegnante svizzera, per cui... Ci sono degli aneddoti molto divertenti, mi fanno passare un impasto di crostini, mi dicono che l'impasto di crostini invece non è, ma io ovviamente lo so, mi fanno pagare delle cose, delle cifre pazzesche, e quindi c'è questo aspetto qua di ritornare nei propri luoghi, ma con questo cappello diverso, che è il cappello della docente tedesca. E l'ultimo capitolo... Io l'ho intitolato come il senso civico, il rispetto delle regole e l'attenzione alla collettività svizzera suscita in lei sconfinata ammirazione. Quindi, diciamo, questa storia d'amore tra Giulia e il Ticino ha come apice l'ultimo capitolo, in cui io proprio lodo in maniera, come dire, no, critica no, ma insomma con molto entusiasmo questa terra, questa regione in cui lavoro. E per Marco, io l'ho titolato l'Italia che non vediamo. Io faccio una piccola premessa: ho accettato questo invito artistico, letterario di Valentina, tra di me, stavo per dire, per
visto il clima che c'è nella Svizzera italiana rispetto agli italiani, ai frontalieri, soprattutto lo sapete, no? Forse se ne parla più a nord, qua non vi riguardo ovviamente, c'è una tensione, c'è un'aria che si taglia proprio con perché sono tanti, sono pochi, rubano il lavoro, sono più bravi, ne prendono troppi, si speculano, li pagano meno, insomma è un casino. Ma si dice quasi mai quali sono i pregi di questi lavoratori, che cosa portano alla nostra piccola economia. Ecco, io è l'Italia che non vediamo, riguarda tutti questi aspetti di scambi culturali di cui si parla troppo poco. Nella stampa si parla sempre in male, io ho provato a... Ma andiamo oltre, guardiamo anche in Italia cosa si fa di buono, cosa c'è di civile, come si aiutano i poveri, come si aiutano gli stranieri, gli immigrati, insomma tantissimi esempi presi dalla cronaca italiana che sicuramente a mio avviso tanti ticinesi per esempio ignorano bellamente. Senti, ma a proposito di questo, quali saranno i futuri rapporti fra l'Italia e la Svizzera? Voi avete sentore vivendo proprio al confine, vivendo continuamente? Ti rispondo con una battuta. Io guardo molto la televisione italiana. L'altra sera c'era un dibattito interessante. Un giornalista, un economista, non mi ricordo, ha detto l'economia italiana è ferma. Allora ho detto, ok, sì, beh, effettivamente vai a vedere i dati, insomma, speriamo che poi riparta, ovviamente, col nuovo governo, eccetera, eccetera, cioè, sì, vabbè. E allora ho detto, invece l'economia svizzera va abbastanza bene. E poi ho fatto un altro parallelismo, invece, paradossalmente, la politica italiana va moltissimo, c'è molto fermento da sempre, no? Mentre invece la politica svizzera è noiosa, non succede mai niente. E mi divertiva questo parallelismo tra l'economia e la politica tra due paesi. Ma mi sembra abbastanza vero, no? Invece è una domanda cattiva. Ma la spesa la fate in Italia? Non è cattiva. Siamo in televisione, quindi mi raccomando come rispondete. Però io mi ricollego alla domanda che hai fatto prima. Mi ricollego un attimo alla domanda, non perché voglio evitare la risposta. Io abito a Milano, la faccio in Italia. Ma questo libro cerca anche di dare, diciamo, delle risposte o comunque una visione del rapporto tra italiani, tra lombardi, italiani e ticinesi, che, diciamo, non sia strumentalizzata dalla politica. Cioè, quello che voglio dire è che quando io ho iniziato a lavorare in Svizzera 7 anni fa, il clima era molto più disteso. Cioè, io ho fatto il mio concorso pubblico, ho vinto la cattedra, che venissi da Roma, da Milano, da Losanna, cioè poco interessava. Negli anni ci sono state delle restrizioni, allora soltanto se hai la residenza puoi partecipare a questo tipo di concorso, soltanto se fai... Quindi man mano nel tempo, anche dopo questo referendum che si chiamava Prima i Nostri, che mi sembra sia del 2014, c'è stata effettivamente un'attenzione su questi frontalieri che si è andata a connotare negativamente, cioè non li vogliamo più, ci rubano il lavoro e quant'altro. Per cui effettivamente non sono tempi facili. Però è anche vero che secondo me non è giusto lasciare solo alla politica o a certi partiti la gestione di rapporti che invece poi da un punto di vista culturale, artistico, di altri, sono forieri di buone cose, cioè le contaminazioni culturali, di cucina anche, di su vari aspetti non sono poi sempre negative, quindi bisognerebbe, cioè almeno questo libro vorrebbe anche portare questo messaggio, cioè cerchiamo di conoscerci meglio, di capirci e di scambiare, no, quello che di positivo ciascun paese ha. E forse anche per questo che poi le recensioni che abbiamo avuto, e questo è lo spirito del libro, sostanza, sono state positive, di incontrarci, di capirci un po' di più, invece quindi bypassare le mere questioni tra virgolette monetarie, il lavoro, l'economia, no, proprio a livello identitario culturale, visto che condividiamo così tanto pur nelle differenze, cavolo, cerchiamo di arricchirci entrambi alla fine. Questo è un po' il messaggio. Storicamente c'è stato, da sempre, nell'Ottocento, i ticinesi, scalpellini, muratori andavano a costruire le chiese in Italia,
andavano a imparare a fare il cioccolato in Piemonte. E viceversa, ci fu l'emigrazione italiana. Noi, senza gli italiani, noi non avremmo il tunnel del San Gottardo. Chi l'ha fatto il tunnel del San Gottardo? Italiani e portoghesi. Sono esempi storici, ma è vero. Qual è il delta secondo voi? Perché anche qui in Italia abbiamo prima gli italiani, no? Prima i nostri. Sì. La Svizzera tradizionalmente, anche per dimensioni e popolazione, ha una proiezione internazionale planetaria che uno si aspetta un approccio diverso. Invece evidentemente certa politica, certa retorica che parla solo alla pancia riesce a scalfire anche un fatturato, un PIL, uno scambio. Sì. Cioè, non è un dato oggettivo. No, è così. Dici giustamente, ripeto, non sono un economista, parlo così un po' per quello che vivo, che leggo. La Svizzera, ricordiamocelo, è un paese di 8 milioni di abitanti, è piccolissimo. Il Canton Ticino sono 350.000, è un quartiere di Milano. Quindi, che tu sia di destra o di sinistra, un freno intelligente o controllato all'immigrazione ci vuole, come in tutti i paesi, se no diventa il caos, l'anarchia per forza. E quindi gestire un paese di 8 milioni di abitanti probabilmente è più semplice di uno di 60 milioni come il vostro. Poi la politica, lo sapete anche voi probabilmente, l'UDC cos'è? Un partito di destra xenofobo, il partito di maggioranza in Svizzera, come sta succedendo ormai in tutta Europa e tutto il mondo. Ma la Lega anche 5 Stelle spesso riprendono i temi sui referendum, lo stipendio, una 20, vari temi. Poi ecco, magari sorvolerei sulla questione politica, però mi concludo dicendo semplicemente, io ho studiato sociologia, è un periodo storico così adesso, cambierà per forza, speriamo. Prima era cosa, adesso cosa, i motivi, possiamo starne qua a discutere finché vogliamo. Però Marco, la Svizzera comunque, io sono d'accordo con il nome, non mi ricordo, ha una vocazione internazionale, ha più lingue, è plurilingue e diciamo il problema dell'antifrontaliere è soprattutto in Ticino, perché per esempio ci sono nella Svizzera francese, nella Svizzera tedesca lavorano tantissimi tedeschi, tantissimi francesi, è molto meno sentito questo problema, c'è un'abitudine allo scambio, invece in Ticino purtroppo si vive di più, non so se... No, è vero, io non so, anche qua non sono un politologo, però da quando nacque la Lega dei Ticinesi nel 91, Gnasca, sapete forse di chi parlo, ecco, questo partito movimento ha sicuramente contribuito ad accendere questa miccia, ma in modo assolutamente ridicolo, perché alla fine erano i primi che impiegavano italiani, pagandoli meno, perché poi il discorso è questo. Cioè, tornando alla tua domanda, si sa, la Svizzera senza immigrazione non sarebbe niente, non ci sarebbe niente. Adesso c'è poi un'immigrazione di lavoratori molto qualificati, ovviamente non è più diciamo il lavoro manuale. Questione dei giovani, poi sto zitto, ti lascio parlare. Io in realtà, ma non perché sono svizzero, ma approvo e condivido totalmente questa abitudine di uscire di casa presto, perché sviluppa autonomia, indipendenza, poi chiaro ci vogliono le condizioni, anche economiche, ovvio. Sempre più giovani italiani dai 20 in su ormai emigrano, quindi se ne devono andare per forza, e questo non fa che bene secondo me a loro. No, io invece volevo farti un'ultima, ne volevo fare tante domande, comunque ancora una domanda per Valentina, ma vi siete trovati sempre d'accordo? Assolutamente no. Ecco, quindi questo attestate. Assolutamente no, infatti chi quando andavate a confrontare i capitoli, mi diceva, ma chi hai scritto? A parte che lei è insegnante. Quindi corregge con la penna rossa. Mamma mia.
con la matita rossa ti correggeva. Assolutamente. Vai. No, è stata appunto una cosa faticosa ma anche divertente per chi ci chiede, ma sono poche pagine, non avete altri capitoli? C'è il sequel, ci stiamo pensando, perché non è stato semplice arrivare a una quadra. Poi, ripeto, è giusto che sia un dialogo, un confronto, diverso da prospettive diverse, perché il mio è più autobiografico, quindi io parlo di cose della scuola, del mio ambiente, eccetera. Invece Marco si basa sui dati. C'è anche cose autobiografiche, molto più oggettivo, meno di pancia, meno di sensazione, più suffragato da delle informazioni, no, che hai. Però appunto non è stato cambiato, aggiustato molto sofferto. Allora io avrei scelto questo capitolo che si chiama Schule. Settembre, tempo di scuola, genitori e figli in fila alle cartolerie per l'acquisto dei quaderni, degli astucci, dei diari. Al faticoso tran tran di mamme tutto fare si aggiunge l'incubo preparativi per il primo giorno di scuola, grembiule, libri di testo, zainetti. Scoppiano i primi contrasti preadolescenziali, genitori che si ostinano a riciclare materiale scolastico usato. Basta puntarle le matite, mettere i tappi giusti alle penne, tenere ordinati i quaderni usati per un terzo dell'anno prima, e figli che si impuntano sull'ultimo modello di zaino, sull'agenda al top, sui quaderni dalle copertine folgoranti, sul set di pennarelli, matite e penne utili a un artista dell'Accademia di Brera più che a uno studente di scuola. Gli acquisti di inizio anno sono un vero incubo, non solo per i capricci dei figli, ma anche per quei professori esigenti e intransigenti per i quali la matita deve avere un certo spessore, una certa tonalità, i fogli devono essere ora rigidi, opachi, patinati, le righe strette, larghe, medie, i margini grandi, piccoli, fogli coi buchi, senza buchi, rinforzati, i quaderni ad anelli, senza anelli, formato a 3, formato a 4 e così via. Entriamo in cartoleria con una lista infinita di cose da acquistare, sulla quale veniamo puntualmente interrogati dal negoziante finché, esausti e disperati, non capitoliamo. Non lo so, mi dia quel che ha. Questo è in Italia. Alla frenesia di inizio anno scolastico in Italia corrisponde il giocoso gioco dell'apertura delle scatole in Svizzera. Quest'anno ha partecipato anche Giulia, come docente di classe di una seconda, alle numerose attività del primo giorno di scuola. Ha avuto l'onore di accogliere i giovani studenti, di portarli in aula e di distribuire loro penne, matite, quaderni, agende scolastiche, gomme, pennarelli, compassi, calcolatrici, libri. Tutto materiale fornito gratuitamente dalla scuola, imballato in scatoloni di cartone con l'indicazione della classe di riferimento destinata ai vari allievi. Materiale uguale per tutti, democraticamente elargito in ogni scuola pubblica del Canton Ticino. Materiale che cancella ogni distinzione tra studenti ricchi e poveri, tra superdotati e sgarrupati, tra modaioli e antiquati, tra originali e omologati. Materiale di scuola utile a svolgere l'attività didattica di un intero anno, senza che ci sia necessità di sopperire con acquisti individuali e soluzioni personali. Una volta concluso l'anno scolastico, i libri vengono restituiti alla scuola, che provvede a riconsegnarli l'anno successivo alle nuove classi. Cioè l'uso dei treni italiani da parte di uno svizzero e viceversa quello che ho visto quando l'italiano usa il treno svizzero. Cose che ho visto oggi come l'altro giorno. Vabbè. Allora, piccole abitudini culturali ci distinguono dalla prenotazione del posto a sedere alla presenza dei controllori. Scusate. In Italia è facoltativo prenotare sui treni regionali, ma è obbligatorio sugli altri. In Svizzera è d'obbligo solo se si viaggia in gruppo per le scolaresche, altrimenti uno si siede dove gli pare. Cosa che a me fa impazzire in Italia, eh? Ti arriva il tipo con la... Ma cazzo, c'ho il treno svizzero, non sono obbligato a prenotare, siedi qui dove vuoi, no? Invece no, no. Rivendica il suo posto. Vabbè, perché c'è la prenotazione obbligatoria. Dove sono rimasto? Ho incrociato molti italiani sui treni internazionali alla ricerca del posto rivendicato fieramente, come stavo dicendo, sventolando il biglietto alla mano come la sentenza di un tribunale. L'unica volta che ho riservato dalla Svizzera, i sistemi informatici, questo anni fa, di FFS Trenitalia non sono andati d'accordo
Per uno il mio posto era libero, per l'altro no. Problemi tra l'altro. I controllori italiani sono sempre a bordo, forse perché si teme che nessuno farebbe il biglietto, ma sono anche più umani. Questa è la mia esperienza che ho vissuto io, magari non è vero, però. Sul Tiro invece di sera non ci sono controllori. Il Tiro, il treno regionale in Ticino, tu fai il biglietto, ma il controllo non c'è. Perché lo faccio? Un ragazzo ungherese, attraversando l'Italia in autostop e in treno, non aveva né soldi né documenti. In Svizzera sarebbe stato pesantemente multato e magari fatto scendere alla prima fermata. In Italia riuscì ad impietosire un bigliettaio dal grande cuore. Una maggiore umanità che ho riscontrato anche sulla tratta che collega Locarno, Svizzera, e a Domodossola, Italia, la Vigezzina per gli italiani e la Centovallina per i ticinesi, quando si trattava di spiegare abbonamenti, tariffe e sovrattasse. Solo per dire che anche il treno, l'uso del treno, è un mondo a sé. Poi racconta che tutte le volte lui, quando sale in treno, si toglie le scarpe. Ah sì, questo aneddoto, stavamo andando, era il mese di luglio, ecco, questo è proprio da svizzero nordico. Non si fa in Italia. Andavamo a Napoli, giusto? Sì. Un caldo boia, poca aria condizionata. Io in Svizzera, da sempre, sono in ciabatte. Tolgo le ciabatte, metto i piedi, allungo i piedi e le gambe sul sedile, non c'è nessuno, no? L'ho fatto in Italia, tre persone mi hanno guardato i piedi come se fossero delle cose pazzesche. Uno mi fa, scusi, può coprire cosa? I suoi piedi. Allora ho preso un giornale e li ho messi sopra i piedi. Vi giuro, amici. Ma anche il controllore ti ha il controllore, pizza. Un'altra signora al ritorno, vi giuro, è stata per me una cosa nuova. Il piede nudo in Italia, nei luoghi pubblici, a quanto pare, non è solo il piede. Ma Giulia, chi è per te? Cosa rappresenta? Ho visto che c'è anche una dedica a Giulia, immagino che sia. Una figlia? No, io in realtà l'ho scritto inizialmente in prima persona e poi dopo ho deciso invece di, non mi piaceva rileggere questa cosa, ho deciso di scegliere la terza persona e Giulia non è altro che mio alter ego. Alter ego, l'avatar. Sì, esatto. Per non, come dire, per essere meno riconosciuta, a parte non appena pubblicato questo, scuola, colleghi, alunni, è impossibile nascondersi. È un paese che mormora. È mormorato, quindi hanno subito capito che Valentina Giuliani era Giulia. No, io invece adoro scrivere con l'io parlante proprio. Cioè, a me piace scrivere di quello che vivo e conosco e vedo. Non mi piace inventare personaggi. Ci vogliono un po' di idee, però devo dire che questi giri in Italia, i circoli svizzeri, sono stati veramente stimolanti, perché tante idee, tanti confronti, poi tante persone con cui rimaniamo ancora in contatto per mail, che ci hanno dato delle dritte o che l'hanno letta, ci hanno detto no, questa è proprio una cavolata. Prima, permettimi, raccontavo prima un aneddoto a un paio di amici qua. Quando siamo andati al circolo di Firenze, io arrivai, si era rotto il sacco con dentro i libri, e allora misi tutti i libri nel sacco della Migros. Sapete cos'è la Migros? Sì, quelli di carta. Arrivai col simbolo, la M arancione, no? Supermercato tra i più grandi da noi. Arrivai dalla presidente col sacco, lei ha visto il sacco della Migros, stavolta allottolando. Lei è impazzita, mi fa, no, lo tengo. Non lo buttare via, lo tengo. Si è tenuta il sacco della Migros che non vedeva magari da decenni, no? Voi avete nostalgia della Svizzera. Colpita, no? Voi che adesso siete qui a Roma avete nostalgia della Svizzera. Beh, devo dire, noi cerchiamo di sopperire con molte serate, a parte queste molto interessanti, ma abbiamo anche delle serate culinarie in cui anche a Firenze lo fanno, sì. E qualche volta facciamo le giri, gli svizzeri hanno anche questo effettivamente, che come proprio perché siamo pochi, lo dico, all'estero ci frequentiamo molto di più. Gli italiani all'estero si vedono per vedere la partita. Non hanno meno attività di, cioè dell'italiano anche all'estero non è difficile che si faccia come
ci sono dei circoli organizzati come i nostri svizzeri, sì, non solo in Italia, in tutto il mondo, perché qui devo dire con il nostro presidente che è un vulcano di idee, ci confrontiamo sempre con i circoli di tutto il mondo e devo dire che sono sempre tutti molto attivi, c'è una bella presenza e sono noi, tanti in tutta Italia, sono tanti, lavorano effettivamente, sì, tanti. È stupito. Sì. Devo dire, noi a Roma siamo un po'. Innanzitutto abbiamo la scuola, che è un volano importante, poi abbiamo il Vaticano, quindi abbiamo le guardie svizzere che non sono cose da poco. Ed è comunque interessante e stimolante. Poi abbiamo l'ambasciata e quindi anche il consolato, quindi tutto il personale che va e che viene in Svizzera. Ci abbiamo dei rapporti, con falsa modestia, anche un po' privilegiati. Ma il romano medio, quando vede le guardie svizzere, cosa dice, cosa pensa? Con quel vestito tutto strano. Il romano medio le considera poco più che folcloristici. Loro non sanno. Noi che ogni tanto frequentiamo le guardie sappiamo che sono effettivamente dei militari e che fanno un addestramento militare e li guardiamo con un altro occhio. In realtà a me ancora stupisce vedere questi giovani ragazzi che arrivano e qualche volta sono spesati a Roma, non tanto Roma, ma anche la città del Vaticano è effettivamente uno stato, quindi qualche volta ci si può anche perdere, non è facile comunque. Sai cosa ti dico, cosa vi posso dire? Ogni tanto ci penso, sapete chi è lo svizzero più famoso in Italia? Dopo Guglielmo Tell. Oggi. Se ci penso, mi viene da Michel Hunziker. Non è tanto svizzera lei. Come no? Beh, più olandese, perché c'ha il papà svizzero, ma lei ha vissuto sempre in Olanda. Sì. Ma no. Allora, anche quello. Cioè, la Svizzera, no? Uno pensa, è Michel Hunziker, giusto? Prima è Ursula Anders. Cioè. Beh, Ursula Anders era romana. Che vive a Roma ancora, no? Sì, ai Castelli. Perché c'è parecchio. Noi staremo qua veramente tantissimo, però abbiamo un treno tra un po'. Allora, noi un quarto alle 8 dobbiamo. Allora abbiamo un quarto d'ora e se qualcuno di voi vuole fare qualche domanda. Non direbbe chiedergli come mantecano la pasta senza farli confrontare, però la prossima volta. Io non manteco nemmeno un risotto. Vabbè, però il risotto quello alla milanese. No, quello fatto una forma di formaggio che fanno Negrotti a Lugano. La migliore trattoria di Lugano, che sarebbe, mi pare che si chiama la Goda, è gestita da calabresi. Probabile. Quella che si scende sotto, che è la Botte, mi pare. Bottegone? No, la Botte è un po' in centro. Adesso non mi ricordo, l'ho scoperto e andavo lì sempre a mangiare lo subbuco. Domani siamo calabresi. Allora. Ci sono ancora i grotti, i ristoranti di famiglia. Sì, per noi ci andavamo addirittura in barca. Pochissime. Riusciva a raggiungere. Sono mestieri che ormai non fanno più. Però devo dire, si sta cambiando, anche lì sta cambiando, si sta evolvendo. Ho visto molti ristoranti eleganti che sono fuori dal centro di Lugano. E il centro una cosa. Quando esci, solo per i turisti. La cioccolata di fa svizzero, ma no, non libero. È vero, che tra l'altro anche sto mito del cioccolato svizzero. Ma devo ritagliare i saluti e i ringraziamenti fatti bene, su? Sì. Poi anche la fotografia con noi non ce la facciamo. Allora, noi ce la dobbiamo fare, no? Dobbiamo guardare in video. Il video è poi lui. No, allora. Mi hanno completamente, purtroppo parlo troppo, scusatemi. Anch'io. Grazie tantissimo della vostra visita. Grazie. Alla prossima, allora, per i prossimi capitoli su cose ancora più spinose. Nel frattempo, se vi ricapita di ripassare per Roma, noi vi aspettiamo e anzi ci raccontate altri eventi, aneddoti legati alla presentazione del libro, quando andrete anche al Circolo Svizzero di Palermo, perché lì sarà ancora più interessante, capire le differenze sono ancora più accentuate. Bene. Grazie mille, è stato un piacere. Grazie. Ora ce la facciamo.
per vedere lo stile siamo diverso. Siamo di nuovo in onda. Allora. Vabbè, l'Italia, non vi preoccupate, non mi fa scherzare a nessuno. Chi inizia a leggere? Allora, io avrei scelto questo capitolo che si chiama Schule, Schule, Schule. Settembre, tempo di scuola, genitori e figli in fila alle cartolerie per l'acquisto dei quaderni, degli astucci, dei diari. Al faticoso tran tran di mamme tutto fare si aggiunge l'incubo preparativi per il primo giorno di scuola, grembiule, libri di testo, zainetti. Scoppiano i primi contrasti preadolescenziali, genitori che si ostinano a riciclare materiale scolastico usato. Basta puntarle le matite, mettere i tappi giusti alle penne, tenere ordinati i quaderni usati per un terzo dell'anno prima. E figli che si impuntano sull'ultimo modello di zaino, sull'agenda al top, sui quaderni dalle copertine folgoranti, sul set di pennarelli, matite e penne utili a un artista dell'Accademia di Brera più che a uno studente di scuola. Gli acquisti d'inizio anno sono un vero incubo, non solo per i capricci dei figli, ma anche per quei professori esigenti e intransigenti per i quali la matita deve avere un certo spessore, una certa tonalità, i fogli devono essere ora rigidi, opachi, patinati, le righe strette, larghe, medie, i margini grandi, piccoli, fogli coi buchi, senza buchi, rinforzati, i quaderni ad anelli, senza anelli, formato a 3, formato a 4 e così via. Entriamo in cartoleria con una lista infinita di cose da acquistare, sulla quale veniamo puntualmente interrogati dal negoziante finché, esausti e disperati, non capitoliamo. Non lo so, mi dia quel che ha. Questo è in Italia. Alla frenesia di inizio anno scolastico in Italia corrisponde il giocoso gioco dell'apertura delle scatole in Svizzera. Quest'anno ha partecipato anche Giulia, come docente di classe di una seconda, alle numerose attività del primo giorno di scuola. Ha avuto l'onore di accogliere i giovani studenti, di portarli in aula e di distribuire loro penne, matite, quaderni, agende scolastiche, gomme, pennarelli, compassi, calcolatrici, libri. Tutto materiale fornito gratuitamente dalla scuola, imballato in scatoloni di cartone con l'indicazione della classe di riferimento destinata ai vari allievi. Materiale uguale per tutti, democraticamente elargito in ogni scuola pubblica del Canton Ticino. Materiale che cancella ogni distinzione tra studenti ricchi e poveri, tra superdotati e sgarrupati, tra modaioli e antiquati, tra originali e omologati. Materiale di scuola utile a svolgere l'attività didattica di un intero anno senza che ci sia necessità di sopperire con acquisti individuali e soluzioni personali. Una volta concluso l'anno scolastico, i libri vengono restituiti alla scuola che provvede a riconsegnarli l'anno successivo alle nuove classi. Questo è solo un assaggino. Poi, avendo lavorato 20 anni in editoria scolastica prima di arrivare alla scuola, perché ho iniziato in Le Monnier, poi ho lavorato in Mondadori, quindi ho questo... So bene qual è il business delle case editrici, le nuove edizioni, ricopertinare, fare, forcare, per cui ho dedicato questo inizio di capitolo sulla scuola a questo tema. Poi ce ne sono altri, ma su questo non ho discusso con lui perché no. Di questo diciamo... Io lo dedico velocemente, due paragrafi. Ma sempre con calma, però, perché qui c'è il movimento macchina, Dicevi... Io leggo due brevi paragrafi, ma anche qui non è che ci fu un grande, anzi un paio di cose mi avevi detto, ma no, ma guarda che non è così, poi io viceversa su quella cosa, insomma, che è quello dedicato al trasporto pubblico, i treni, cioè treni, l'uso dei treni italiani da parte di uno svizzero e viceversa quello che ho visto quando l'italiano usa il treno svizzero, cose che ho vissuto oggi come l'altro giorno, vabbè. Allora, piccole abitudini culturali ci distinguono dalla prenotazione del posto sedere alla presenza dei controllori. Scusate. In Italia è facoltativo prenotare sui treni regionali, ma è obbligatorio sugli altri. In Svizzera è d'obbligo solo se si viaggia in gruppo per le scolaresche, altrimenti uno si siede dove gli pare. Cosa che a me fa impazzire in Italia, ti arriva il tipo con... Ma cazzo, c'è il treno svizzero, non sono obbligato a prenotare, siedi dove vuoi, no, invece no, no. Rivendica il suo posto. Vabbè, perché c'è la prenotazione obbligatoria. Dove sono rimasto? Ho incrociato molti italiani sui treni internazionali alla ricerca del posto rivendicato fieramente, come stavo dicendo, sventolando il biglietto alla mano come la sentenza di un tribunale. L'unica volta che ho riservato dalla Svizzera, i sistemi informatici, questo anni fa, di FFS Trenitalia non sono andati d'accordo.
Per uno il mio posto era libero, per l'altro no. Problemi tra l'altro. I controllori italiani sono sempre a bordo, forse perché si teme che nessuno farebbe il biglietto, ma sono anche più umani. Questa è la mia esperienza che ho vissuto io, magari non è vero, però. Sul Tiro invece di sera non ci sono controllori. Il Tiro, il treno regionale in Ticino, tu fai il biglietto, ma il controllo non c'è, quindi perché lo faccio? Un ragazzo ungherese, attraversando l'Italia in autostop e in treno, non aveva né soldi né documenti. In Svizzera sarebbe stato pesantemente multato e magari fatto scendere alla prima fermata. In Italia riuscì ad impietosire un bigliettaio dal grande cuore. Una maggiore umanità che ho riscontrato anche sulla tratta che collega Locarno, Svizzera, e a Domodossola, Italia, la Vigezzina per gli italiani e la Centovallina per i ticinesi, quando si trattava di spiegare abbonamenti, tariffe e sovrattasse. Solo per dire che anche il treno, l'uso del treno, è un mondo a sé. Poi racconta che tutte le volte lui quando sale in treno si toglie le scarpe. Ah sì, questo aneddoto, stavamo andando, era il mese di luglio, ecco, questo è proprio da svizzero nordico. Non si fa in Italia. Andavamo a Napoli, sì, giusto? Sì. Un caldo boia, poca aria condizionata. Io in Svizzera da sempre sono in ciabatte. Tolgo le ciabatte, metto i piedi, allungo i piedi e le gambe sul sedile, non c'è nessuno, no? Oh, l'ho fatto in Italia. Tre persone mi hanno guardato i piedi come se fossero delle cose pazzesche. Uno mi fa, scusi, può coprire cosa? I suoi piedi. Allora ho preso un giornale e li ho messi sopra i piedi. Vi giuro, amici. Ma anche il controllore ti ha. Il controllore, un'altra signora al ritorno, vi giuro, è stata per me una cosa nuova. Il piede nudo in Italia, nei luoghi pubblici, a quanto pare, non è. Solo il piede. Solo il piede. Ma Giulia, chi è per te? Cosa rappresenta? Ho visto che c'è anche una dedica, Giulia, immagino che sia. Una figlia? No, io in realtà l'ho scritto inizialmente in prima persona e poi dopo ho deciso invece di, non mi piaceva rileggere questa cosa, ho deciso di scegliere la terza persona e Giulia non è altro che mio alter ego, l'avatar. Sì, esatto, per non, come dire, per essere meno riconosciuta, a parte non appena pubblicato questo, scuola, colleghi, alunni, è impossibile nascondersi. È un paese che mormora. È mormorato, quindi hanno subito capito che Valentina Giuliani era Giulia. No, io invece adoro scrivere con l'io parlante proprio. Cioè, a me piace scrivere di quello che vivo e conosco e vedo. Non mi piace inventare persone. Ci vogliono un po' di idee, però devo dire che questi giri in Italia, i circoli svizzeri sono stati veramente stimolanti, perché tante idee, tanti confronti, poi tante persone con cui rimaniamo ancora in contatto per mail, che ci hanno dato delle dritte o che l'hanno letta, ci hanno detto no, questa è proprio una cavolata. Permettimi, raccontavo prima un aneddoto a un paio di amici qua. Quando siamo andati al circolo di Firenze, sì. Io arrivai, si era rotto il sacco con dentro i libri, sì. E allora misi tutti i libri nel sacco della Migros. Sapete cos'è la Migros? Sì. Quelli di carta. Arrivai col simbolo, la M arancione, no? Supermercato tra i più grandi da noi. Arrivai dalla presidente col sacco, sì. Lei ha visto il sacco della Migros, stavo allottolando. Lei è impazzita, mi fa no! Lo tengo! No, allora, mi hanno completamente creato, purtroppo parlo troppo, scusatemi. Oh, anch'io. Grazie tantissimo della vostra visita. Grazie. Alla prossima, allora, per i prossimi capitoli su cose ancora più spinose. Ancora anche, nel frattempo, se vi ricapita di ripassare per Roma, noi vi aspettiamo e anzi ci raccontate altri eventi, aneddoti legati alla presentazione del libro, quando andrete anche al circolo svizzero di Palermo, perché sarà ancora più interessante, capire le differenze sono ancora più accentuate. Grazie mille, è stato un piacere. Grazie. Con loro ce la facciamo.